Siamo con Roberto Tobia, tesoriere nazionale di Federpharma, qui a Pharma Evolution, dove si è appena concluso un convegno dedicato al tema chiave che ruota intorno alle farmacie in questo momento, che è quello dell'arrivo del capitale e quindi come Federpharma attraverso il sistema Farmacia Italia vuole rispondere. Dottor Tobia, intanto le chiedo a che punto siamo con i lavori di sistema Farmacia Italia? Sì, Sistema Farmacia Italia è già una società costituita tra Federpharma e Federpharma Servizi, che ha già cominciato ad operare nominando il suo consiglio di amministrazione, che è già al lavoro per prendere contatti con le aziende farmaceutiche che saranno il primo motore della prima fase, che è quella della Pharmaceutical Care, dedicata alle farmacie, attraverso la quale le farmacie incaricate di svolgere servizi particolari da parte delle aziende farmaceutiche riceveranno una retribuzione su questi servizi prestati. Sulle aree terapeutiche di maggior interesse, quelle che interesseranno più alle aziende nello specifico, ma in ogni caso retribuiti. Questo è un primo passaggio, chiaramente una prima fase che porterà con l'inizio del nuovo anno e con la presentazione del mese di novembre prima all'avvio operativo della nuova società. Una società che non vuole essere contro qualcuno, ma vuole essere a favore di una farmacia che vuole rimanere libera e indipendente, di una farmacia che vuole avere gli strumenti professionali ma anche gli strumenti economico-finanziari per essere sostenibile nel prossimo futuro e rappresentare una valida alternativa all'ingresso del capitale nel sistema della farmacia italiana. Quindi il primo snodo sarà farmacia dei servizi e possibilità di remunerazione a questo punto anche dal privato sostanzialmente. Assolutamente sì, questo è il primo passaggio al quale ne seguiranno sicuramente altri. Dicevo, il primo step è quello della Pharmaceutical Care, seguiranno anche i passaggi più marcatamente commerciali, perché è chiaro che l'obiettivo è anche quello di mettere insieme forze per affrontare il futuro anche dal punto di vista commerciale, attraverso non una centrale di acquisti ma un sistema che metta a disposizione delle farmacie strumenti finanziari che possano, e non solo finanziari ma anche commerciali, che possano permettere di essere competitivi. Grazie dottor Tobia.